con grande responsabilità, noi che abbiamo sempre chiesto un dialogo sulla giustizia, abbiamo forse un dovere supplementare rispetto agli altri nel dire qual è la nostra soluzione e qual è la nostra proposta. Questo provvedimento, mi dispiace usare una parola forte, ma è una porcheria. È un provvedimento che dimentica le vittime dei reati, sfascia completamente il sistema giudiziario italiano ed equivale probabilmente ad un'abrogazione della giustizia. Noi non possiamo in responsabilità dare un voto che non sia negativo a questo provvedimento. Riteniamo che le ragioni e le finalità della maggioranza siano chiare e crediamo anche che bisogna rispondere alle esigenze che la maggioranza pone. Per questo noi ci siamo astenuti sul lodo Alfano e per questo proponiamo all'opposizione, per salvare il sistema giudiziario italiano, di votare al più presto un lodo Alfano costituzionale, cioè una legge costituzionale sul lodo Alfano, che corrisponde ai desiderata della Corte Costituzionale e che consente di evitare questo approccio al sistema giustizia, che è un approccio devastante, un approccio che finisce per dimenticare le vittime dei reati, fissa dei principi teoricamente condivisibili, praticamente irrealizzabili, e certamente in queste condizioni è una porcheria. Allora, l'opposizione responsabile è davanti a un bivio: o strepita e consente che si realizzi una porcheria, o costruttivamente propone una strada diversa alla maggioranza. Noi la proponiamo è quella che ci sia un lodo Alfano varato con legge costituzionale. Consulta. Quando il PDL ci chiede di parlare andiamo volentieri, ci siamo andati in passato, ci continueremo ad andare, se vuole chiamarci il PD ci andiamo, cioè quando si tratta di discutere dei problemi noi siamo sempre disponibili, perché crediamo che la democrazia si regga sul dibattito e sulla discussione. Noi siamo andati a dare dei suggerimenti, naturalmente questo ci dà una responsabilità ancora maggiore nell'assumere oggi una decisione, e noi ci carichiamo di questa responsabilità. Noi sappiamo che se una legge come questa viene bocciata dall'onorevole Di Pietro non c'è notizia. Se diciamo noi che è una porcheria vuol dire che lo è davvero e vuol dire che scassa il sistema giudiziario realmente, che fissa delle norme che sono palesemente anticostituzionali. Però noi abbiamo il dovere di trovare una strada, abbiamo il dovere di ipotizzare l'uscita del nostro paese da una diatriba, una contrapposizione permanente, perenne, tra Berlusconi e i giudici, e quello di rendere il lodo Alfano costituzionale, perché approvato con legge appunto costituzionale, è una strada costruttiva che da un lato viene incontro alle esigenze che la maggioranza pone e dall'altro consente di incominciare a parlare di una riforma della giustizia in termini seri e non in termini evidentemente palesemente provocatori come questo. È per questo che ci vuole un'intesa anche nell'ambito tra maggioranza e opposizione per questa strada che io indico. Per il resto, certo, i tempi sarebbero un pochino più lunghi anche in presenza di un'intesa. Ma io ho sempre ritenuto che Berlusconi non sarà mai liquidato sotto il profilo giudiziario. Chi ritiene che un'eventuale condanna in primo grado di Berlusconi lo obbliga a uscire dalla politica è fuori dalla realtà. Per cui Berlusconi dimostrerebbe in questo caso di evitare una scelta dissennata, che è quella che invece si realizza con questa presentazione del disegno di legge. Perché questo disegno di legge confligge in primo luogo con dei principi costituzionali sacrosanti, dimostra che lo Stato
è forte con i deboli e debole con i forti, ma soprattutto è palesemente incostituzionale, per cui è un'altra toppa che durerà fino al tempo della prossima pronuncia della Corte. No, vedi, anche la proposta di omologare il sistema di garanzie dei deputati italiani a quello dei parlamentari europei, che secondo me non può costituire un problema fondamentale oggi per il Paese, perché io ho sempre ritenuto che gli italiani abbiano prima il problema della crisi economica e poi quello delle nostre garanzie, ma anche quello è un meccanismo discutibile, ma che non scassa. Cioè, io sto cercando di evidenziare, di agganciarmi, di appendermi a tutte quelle iniziative legislative, dalla legge costituzionale Alfano, costituzionale, all'eventuale immunità sul modello europeo, che evitano però lo sfascio del sistema giudiziario e soprattutto l'umiliazione delle vittime dei reati, che vengono dimenticati con questo provvedimento. Questo provvedimento fissa principi giusti in termini del tutto astratto, irrealizzabile, ed è oggettivamente una porcheria, proprio perché ha queste caratteristiche. È un espediente che è destinato a sopravvivere prima della prossima esame della Corte Costituzionale. Noi che nel dialogo sulla giustizia ci siamo sempre tirati fuori dalle risse contrapposte, stiamo cercando disperatamente una strada terza per evitare la catastrofe di questo scontro che si sta profilando, che è uno scontro che lascia sul campo una vittima prestabilita, che non è né Berlusconi né i giudici, è il cittadino, perché la vittima prestabilita di questa vicenda finirà per essere il cittadino, che vedrà, una volta offeso da un reato, l'impossibilità di avere una risposta da parte dello Stato, e minerà profondamente anche la fiducia della gente, perché lo Stato non può essere debole coi forti e forte coi deboli. Questo è profondamente iniquo, vedi il discorso sugli extracomunitari. E per quanto riguarda il perché del lodo Alfano e non dell'immunità parlamentare, perché noi preferiamo quella strada, però se qualcuno propone il tema dell'immunità parlamentare sarà comunque meglio rispetto allo sfascio, diciamo così, senza alternative che provocherà questo provvedimento. Grazie.